Torniamo a seguire questa settimana il campionato Under 15 di Lega Pro. Si affrontano l'Arezzo, allenato da Dante Gioacchini, e il Gubbio. Sesta giornata, nel turno scorso, che risale a 2 settimane fa, c'è stata la sconfitta per l'Arezzo in casa della Juve Stabia. Il Gubbio che ha pareggiato 1-1 in casa con la Viterbese. Gubbio che si trova in sesta posizione a 8 punti. L'Arezzo insegue a quota 5 in nona posizione in questo momento. Palla che arriva in mezzo. Testa, prova testa! E grandissima risposta di Sacchetti sulla gran conclusione di testa dalla distanza. Maggi col destro. Non trattiene il portiere! Salvataggio! Salvataggio e poi rimesso dentro Arnetoli. Tanto qui Menci all'indietro per Sacchetti. Portiere con i piedi, sul rinvio però c'è Di Bacco. Di Bacco prova la giocata, Di Bacco centrale, Menci. Attenzione che non è finita perché arriva a testa, Sacchetti! Passa il pallone e passa in vantaggio il Gubbio sulla conclusione improvvisa di testa. Portiere Sacchetti, sorpreso, pallone che è finito dentro. Per il vantaggio del Gubbio sulla gran conclusione di testa. Parte Maggi col sinistro e la palla si infila per il pareggio immediato dell'Arezzo con Maggi. Sorpreso sul primo palo qui il portiere Guerri. Diciamo due gol che hanno visto protagonisti anche i portieri su due buone conclusioni. Forse è rimasto anche colpito il portiere Guerri. E l'Arezzo dunque pareggia subito con Maggi 1-1. Socea, anticipato da Lentini, che adesso è andato a fare il difensore. Attenzione al Gubbio che però attacca con questa salita di Pauselli. Pauselli per Nacciarriti a scendere! Ed è un gol bellissimo di Nacciarriti che porta in vantaggio il Gubbio con questa grandissima conclusione a scendere. Davvero un gran gol per il capitano del Gubbio che porta dunque avanti la sua formazione proprio al 32esimo, davvero una palombella a scendere che si è infilata alla destra di Sacchetti che non ce l'ha fatta a intervenire. Il pallone si è infilato e al 32esimo dunque Nacciarriti trova il nuovo vantaggio del Gubbio 2-1 adesso. Finisce qua, vince il Gubbio 2-1 in casa dell'Arezzo in questa sesta giornata del campionato Under 15, allunga la serie positiva, quarto risultato utile consecutivo per il Gubbio che vince 2-1. I gol, la conclusione di testa che ha sorpreso Sacchetti e 0-1. Poi, dopo un paio di minuti, punizione di Maggi da destra, in questo caso ha sorpreso il portiere Guerri sul suo palo ed è 1-1. E poi, a circa 4 minuti dalla fine, la gran conclusione a scendere di Nacciarriti al terzo gol in campionato, terzo gol consecutivo. È arrivato il gol del 2-1 per il Gubbio. Si tratta della terza vittoria in campionato. Gubbio che dunque sale a quota 11, avvicinandosi dunque alle prime posizioni. L'Arezzo rimane fermo a quota 5, collezionando la terza sconfitta in questo campionato. Insieme al mister dell'Arezzo, Dante Gioacchini. Allora, una partita come la giudichiamo? Penso una partita, una prestazione positiva rispetto alle altre partite. Il calcio poi è fatto di episodi, però diciamo, a parte la sconfitta, abbiamo fatto una buona prestazione. Anche perché insomma i gol sono stati un po' episodici, c'erano 2 tiri dalla distanza. Sì, sono state situazioni rocamboleschi sia il nostro che il loro, però ripeto, dobbiamo lavorare ancora di più. La prestazione è stata positiva perché i ragazzi hanno fatto, diciamo, la maggior parte di quello che gli abbiamo chiesto. Continuiamo a lavorare sempre in questa maniera. Chiesto molto spesso il giropala anche come soluzione, questo è un po' il timbro per i ragazzi. Bisogna giocare a pallone. Per giocare a pallone non dobbiamo buttare via la palla, se non in un caso estremo. Quindi il nostro obiettivo è giocare e cercare di crescere giocando. Poi il risultato dovrebbe essere una conseguenza, non sempre lo è, ma non è un problema.